em todos os portais da internet. A reforma sanitária ou de saúde que foi aprovada pelo presidente Barack Obama estabeleceu que dentro de uns 3 anos, a tecnologia biométrica será a credencial de identificação dos pacientes que visitem e possam ser atendidos em um centro de saúde. Ou seja, se um paciente não tem um microchip, nenhum centro de saúde dos Estados Unidos o atenderá. Segundo informações do governo dos Estados Unidos, esta lei entrará em vigor a partir de março, abril de 2013. Cada microchip terá o tamanho de um grão de arroz, que poderá ser implantado na mão ou na testa do paciente, tal qual profetiza a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 9. Quando soube disso, pensei em fazer uma matéria e avisar as pessoas que isso já é uma lei nos Estados Unidos. E sei, já não é profecia, já não são comentários, é lei. E como publicaram nos jornais americanos, também me pareceu interessante que falasse sobre isso aqui, também na Argentina. Já hoje, a sorveglianza tecnológica é dappertutto. Mas domani, forse, o controle não verrà più dall'esterno. Verrà dall'interno del nostro corpo. E avrà il potere di rivelare non solo chi siamo, ma tutto quello che facciamo. Il futuro della sorveglianza è già realtà nel Bahia Beach Club di Rotterdam. Questa festa non è diversa da tutte le altre, ma il club è del tutto particolare. Ospita uno scelto gruppo di VIP che si distinguono dagli altri clienti. Non devono essere identificati e possono consumare ai tavoli senza pagare. Per entrare nel club devono solo mostrare un braccio a uno scanner. E questa sera il giovane Rioni Schuten entrerà in questa elite di privilegiati. Faccio perché è molto comodo. Ti servono da bere e da mangiare al tavolo senza che tu vada a servirti al bar. Ma prima di partecipare alla festa, Rioni ha un appuntamento con un medico. Dovrà farsi impiantare nel braccio un chip elettronico chiamato identificazione a frequenza radio, o RFID. È un piccolissimo chip che trasmette un segnale radio che viene letto da uno scanner. Nel 2003 il capo del Dipartimento della Giustizia del Messico si è fatto impiantare e ha fatto impiantare a altri suoi funzionari questi microchip per accedere liberamente alle aree più sensibili. Non è ancora una prassi comune, ma il medico di Rioni ne ha già impiantati un centinaio. All'inizio avevo qualche dubbio perché introducevo dei chip in corpi giovani, sani e forti, ma oggi credo che il futuro sarà questo. Ogni microchip ha un numero. Uno scanner collegato a un database può immediatamente rivelare l'identità di quella persona e molto di più. Tecnicamente non ci sono limiti alle informazioni che il database può incamerare. Questo è l'ago con cui impianterò il chip. Il chip è poco più grande di un chicco di riso. Resterà nel corpo di Rioni per tutta la vita, o fin quando non andrà in ospedale per farlo rimuovere. Rioni deve essere anestetizzato prima dell'impianto. Il chip è impiantato pochi millimetri sotto la pelle. Se viene messo troppo vicino al muscolo, questo potrebbe danneggiarsi e muovendo il braccio, Rioni sentirebbe il chip. Ma se tutto andrà bene, dimenticherà di averlo. Ok. La garza per qualche minuto. L'operazione è compiuta in pochi secondi. E ora comincia la festa. Mentre gli altri devono pagare all'ingresso, quando Rioni arriva, il suo nome e numero lo identificano immediatamente come un socio VIP del club. Va verso il banco dei VIP e compra un drink con il suo chip.
Il Bahia Club è una rapida occhiata su un futuro non tanto lontano. Già diversi malati portano un chip con le informazioni sulla loro salute. E c'è chi pensa che tra non molto tutti avremo un chip che ci identificherà e che permetterà una nuova forma di sorveglianza. Joe Van Galen, direttore del Bahia Club, ama tenere d'occhio i suoi ospiti e in particolare i VIP impiantati. Io penso che tra 20 anni sarà una cosa normale. Penso che al momento della nascita ci verrà impiantato un chip che rimarrà nel nostro corpo per tutta la vita e che raccoglierà tutte le informazioni utili. Così, se avremo un problema, leggendo il nostro chip, sapranno chi siamo. Questi chip di identificazione sono forse solo un inizio. Quelli del futuro potranno essere abbinati alla tecnologia del GPS, che permetterà di localizzare chiunque in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Negli Stati Uniti circa 750.000 criminali sono monitorati dal GPS, grazie a congegni che diventano sempre più piccoli. Oggi l'impianto di un GPS non è disponibile, ma forse sarà solo questione di tempo e ogni criminale, forse anche ogni cittadino, avrà un chip di identificazione. The bill before me will help law enforcement to identify, to dismantle, to disrupt, and to punish terrorists before they strike. Pochi mesi dopo gli attacchi dell'11 settembre, il presidente Bush ha ordinato in segreto al governo di intercettare le telefonate di alcuni americani senza preavviso. Quasi tutte le telefonate, i fax e le email passano attraverso una rete di satelliti. I dati digitali possono essere intercettati con parabole o satelliti spia. I soli Stati Uniti hanno più di 30.000 orecchie sparse nel mondo che ascoltano le registrazioni di un centinaio di satelliti spia. I governi ci dicono che queste tecnologie ci rendono più sicuri. Ma dove ci porteranno? Le nuove tecnologie, impianti di microchip, scansione dell'iride e riconoscimento facciale, hanno il potere di identificare chiunque abbia commesso un crimine o attraversato illegalmente un confine, ma hanno anche il potere di invadere la nostra privacy. Nel futuro mondo della sorveglianza totale, non ci sarà più un posto dove nascondersi.